Vice direttore, cos'è la formazione incentivata? Allora, la formazione incentivata è questo nuovo istituto che è stato inserito in un articolo del decreto legge 36, entrato in vigore il 1 maggio scorso. Se ne parla appunto nell'articolo 44 e prevede questa formazione incentivata dei percorsi formativi ai quali possono accedere su base volontaria i docenti di ruolo. Sono percorsi triennali, al termine dei quali però bisognerà fare anche una valutazione. Anzi, c'è una valutazione finale, ma ci sono anche delle valutazioni intermedie, cioè nel corso dei 3 anni del percorso stesso. I temi di questa formazione sono esplicitamente previsti da un allegato al decreto legge e quindi diciamo che questo è al momento attuale l'impianto. Ma come verrà fatta la verifica? Ma allora, la legge prevede che la verifica venga affidata al comitato di valutazione, il quale comitato di valutazione dovrà essere integrato da un componente esterno, precisamente da un dirigente scolastico del territorio oppure da un dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale competente. Ma sappiamo quanto ammonterebbe l'incentivo? Ma allora, la legge parla di somme totali, quindi poi capire quanto sarà l'incentivo per ciascun docente non è proprio del tutto semplice. Ad ogni modo, diciamo che le cifre messe a bilancio dal decreto legge iniziano a partire dall'anno scolastico 2026-2027, si inizierà con qualche cosa come mi pare 180 milioni complessivi fra il 26 e il 27. Queste somme però aumenteranno nel corso degli anni fino ad arrivare a regime a poco più di 350 milioni. Però va anche detto che proprio questi giorni il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha già detto che queste cifre verranno ancora incrementate. A questo punto, stabilire di quanto potrebbe essere l'incentivo destinato a ciascun insegnante non è proprio semplicissimo. Si può fare una stima, cioè, siccome l'incentivo potrà essere dato a non più del 40% di coloro che chiedono di accedere a questa forma particolare di retribuzione accessoria, possiamo fare una stima, cioè dire che ci potrebbero essere 300.000 docenti circa che ottengono questo incentivo. Se si dividono i 350 milioni a regime fra i 300-350 mila docenti che lo possono ottenere, si arriva ad avere una cifra intorno ai 1.000 euro. Ma è ovvio che sono calcoli molto molto approssimativi perché non sappiamo con esattezza appunto quanti potranno essere concretamente davvero gli insegnanti che accedono a questo incentivo. E che probabilità esiste che questo provvedimento venga effettivamente convertito in legge? Questo è molto difficile da dirsi. Intanto teniamo conto che questo è un decreto legge. Quindi intanto ci vuole il passaggio parlamentare, il Parlamento lo dovrà convertire entro il 30 giugno del 2022, ovviamente, fra 2 mesi. Chiaramente qui ci sarà sicuramente un dibattito politico in Senato e alla Camera, quindi bisognerà anche vedere che cosa diranno le forze politiche, ma non dimentichiamo che soprattutto c'è già una discreta, diciamo così, sollevazione sia da parte della categoria, lo vediamo leggendo i social e quant'altro, ma anche da parte sindacale. Anzi, i sindacati proprio su questo hanno già aperto la mobilitazione, si parte proprio nella giornata di oggi. Oggi i sindacati maggiormente rappresentativi consegnano la dichiarazione di mobilitazione e dopodiché si vedrà. Però
non si esclude neppure che i sindacati maggiormente rappresentativi decidano anche azioni particolarmente forti, uno sciopero, c'è chi parla per esempio di blocco degli scrutini. Il 6 maggio, cioè fra tre giorni, anche i sindacati di base scendono in sciopero, Unicobas, USB, Cobas, Cobas Sardegna, lo stesso Agnef, e quindi è anche probabile che il ministro dovrà in qualche modo trattare con le forze sindacali, con le rappresentanze dei lavoratori. Quindi vedremo se davvero il provvedimento entrerà poi in vigore definitivamente con le stesse caratteristiche, con le stesse cifre, con le stesse proprietà, diciamo, con le stesse intenzioni che ci sono adesso, che adesso sono previste appunto nel decreto. Grazie al nostro vice direttore Reginaldo Palermo. Grazie a voi.